Bentrovati al consueto appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24. Parleremo di questo, ma anche di altro, con due ospiti che sono tornati a trovarci. Uno è qui in studio con me, Pier Francesco De Robertis, editorialista Buonasera, del Quotidiano Nazionale. Buonasera e buonasera a voi. bentornato. Mentre la vedete in collegamento da Milano c'è la collega Maria Cristina Origlia. Buonasera. Buonasera. Vi mostro ancora un titolo su questo, dal Mattino di Puglia e Basilicata: Russiagate. Se parlasse Conte, il Movimento 5 Stelle potrebbe appoggiare la richiesta del PD di far venire il Premier a riferire alle Camere sulla vicenda, depositata la proposta sulla commissione d'inchiesta. Il caso dei presunti soldi alla Lega inquieta fortemente il governo italiano. Andiamole ad ascoltare le opposizioni che stanno dando battaglia su questo. Salvini non va a riferire in Parlamento. Ma credo che Salvini sia obiettivamente un po' in difficoltà su questa vicenda. Probabilmente la prima momento un po' così, di impasse. Qui il problema non è giudiziario, è politico. Lui è il capo della Lega, ma anche il vicepremier e soprattutto il ministro dell'Interno, quello che governa la sicurezza del paese, perché al suo comando ci sono i servizi di sicurezza, almeno una parte dei servizi di sicurezza. Quindi è chiaramente un punto che non è di importanza secondaria, perché la Russia non solo è un paese sotto sanzioni dell'Unione Europea, e vabbè, è già una cosa abbastanza significativa, ma aveva mostrato nell'ultimo periodo un attivismo anti-europeista, e questo è sotto gli occhi di tutti, e quindi la contraddizione di un ministro dell'interno, capo della sicurezza, che in qualche modo flirta politicamente con uno Stato che è al di fuori delle consuete alleanze italiane e in qualche modo si pone in contrasto con l'Unione Europea e anche con la NATO, ecco, questa qualche parola di Può chiarezza creare andrebbe dell'imbarazzo. probabilmente detta. Maria Cristina, è un tema su cui il governo può cadere. Ricordiamo che il 20 si chiude la finestra di elezioni anticipate, sembra ormai quasi scampato il pericolo di tornare alle urne in autunno. Ma questo dipende molto dai risultati delle indagini, per ora appunto non sappiamo niente, siamo alla raccolta delle opinioni e quindi non ci si può esprimere, diciamo, in questo senso. E Salvini avrebbe dovuto prendere le distanze da quanto è successo con molta più fermezza. Mettere così a repentaglio non solo la sicurezza, ma direi ancora prima la reputazione dello Stato italiano in questo modo grossolano, dilettantesco, è estremamente grave. Vi mostro anche il titolo sull'autonomia: semaforo rosso dalla Lezzi, la ministra per il Sud annuncia 99 milioni di euro per le infrastrutture al meridione. Le proposte di Lombardia e Veneto sono impraticabili, il virgolettato riferito alla ministra 5 Stelle.